Buon venerdì, e in questo venerdì, in seguito al che è successivo al venerdì scorso, dove ho proposto quella funzione speciale, ne farò altri simili, ma che ha scatenato quel video, ha scatenato un po' un putiferio, no? Mi hanno accusato di, insomma, ho ricevuto accuse, addirittura accuse di morte, no? Sto scherzando, però ho ricevuto delle accuse un po', voglio dire, critiche, anche complimenti, però fa sempre parte del gioco e vi invito sempre a essere molto loquaci e sempre a scrivere nei post. Questo venerdì ci possiamo anche prendere un lettino, adagiarci un pochino e farci un sonnellino, fa anche rima, no? Perché dobbiamo risolvere, risolviamo questo limite che, vedete, a mio avviso è abbastanza un po' deluso, no? C'è poco di matematica per gioco in questo venerdì, che possiamo chiamarlo più che altro un venerdì, le risposte del venerdì. Dunque, per la cronaca, per come al solito rendervi partecipi e farvi sapere tutto quello che avviene, il 24 di gennaio, addirittura un giorno dopo che ho compiuto gli anni, i miei 41 anni, mi è arrivata una mail da parte di Dimitri che mi chiede, mi ha mandato una foto e mi scrive: salve prof, può fare un video su come risolvere questo obbrobrio qui? E fa ha ha ha, c'è la risata, grazie mille Dimitri. Allora, caro Dimitri, come vedi, io non metto filtri, riporto tutto, non mi piace molto fare esiti su richiesta, però questo limite mi sembrava un limite abbastanza, come posso chiamarlo, direi non proprio da matematica per gioco, ma voi come al solito mettete in pausa il video, anche coloro che mi definiscono un uomo piccolo piccolo, non so per quale motivo, no? Cioè, pensate che venerdì scorso uno ha scritto, mi ha criticato perché ho detto la frase, che poi non ha proseguito a vedere il video perché poi ho detto un'altra cosa, ho detto la frase: immagino che non tutti conoscano questa funzione speciale. Mi riferivo alla funzione polilogaritmo che ho introdotto venerdì scorso, ma forse la conoscete perché molti di voi sono bravi, magari frequentano la facoltà di matematica, di fisica, insomma sono ragazzi molto, molto sul pezzo. Ho detto questo, qualcuno mi ha accusato di essere addirittura, di presentarmi male. Vabbè. Comunque, il mondo è bello perché è vario. Calcoliamo, essendo questo un limite di funzioni, io, questo lo spiego anche a chi viene qui da me a lezione privata, a chi viene da me a ripetizione e a chi insegno la tecnica dei limiti, sempre il limite è calcolarlo per individuare poi la tecnica adatta da utilizzare. Lo calcoliamo, io vi ricordo che questo qui, il limite, chi dall'esercizio Dimitri non mi propone, non mi dice niente, non sa dove venga questo esercizio, sarà un testo d'esame, presente in qualche testo o tratto da qualche punto prova d'esame. Dunque, tutti, soprattutto coloro che preparano un esame di analisi di un certo livello, dovrebbero essere al corrente del fatto che questo limite fa E. Come mai? Dunque, mi sto riferendo a quello che è un limite notevole, che mi dice che quando x tendesco a 0 e ho 1 più alfa diviso f di x tutto elevato a f di x, questo limite fa E all'alfa se e solo se la f calcolata nel valore a cui tende la x è un infinito. Conoscevate? Uno dice, ma come, io conosco quello là, 1 più alfa su x elevato alla x che fa E all'alfa, addirittura 1 più 1 su x alla x che fa E. Sono tutti quanti figli di questo tipo di limite notevole, figli di. No? Perché vedete che siccome il logaritmo a destra di 0 fa meno infinito, vedete che abbiamo una tendenza a meno infinito e un'uguaglianza fra questi, quindi questo è E alla 1, fa E. E meno E 0, quindi questo primo fattore tende a 0. Vi ricordo che il coseno di 0 destro, abbiamo un logaritmo di, diciamo, 0 su 0, che però sarebbe poi in realtà un logaritmo di 0 destro anche qua. E quindi diciamo che inizialmente potremmo dire che trattasi di una forma di questo tipo, ma che in realtà poi diventerà 0 per meno infinito, che comunque rimane una forma indeterminata. Come eliminarla? Quindi, intanto eliminiamo questa forma qua. Io vi ricordo che quando abbiamo a che fare con la forma 0 su 0 o utilizziamo le tecniche dei limiti notevoli, e questa andrei a utilizzare,
o altrimenti i cosiddetti sviluppi di Taylor Peano. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che quando x tende a 0 destro, dal momento che vale questo limite notevole qua, che so valere un mezzo, e dal momento che quando x tende a 0 destro, so che sen x su x tende a 1, semplicemente ho che se io ho 1, quindi faccio il limite quando x tende a 0 destro del numeratore, ovviamente il logaritmo non lo considero. E qui pongo appunto il mio x quadro, e qui ci metto x quadro, e qui sotto vado a moltiplicare e dividere per x. Ovviamente, per quanto detto, questa quantità vale un mezzo, questa quantità vale 1. Allora in pratica posso dire che il limite quando x tende a 0 destro del logaritmo naturale, o un'altra cosa ovviamente che Dimitri probabilmente non sa, o forse lo sa. So se Dimitri all'ascolto, Dimitri, se sei all'ascolto, sappi che sto facendo un'eccezione, è anche una gran fatica, no? Posso dire che questo qui, pertanto, caro il mio amico Dimitri, è il logaritmo del limite quando x tende a 0 destro di che cosa? Vedete, di semplicemente x quadro mezzi diviso x. Cioè, in pratica, tutto quello, no, diventa, lo possiamo dire, lo chiamiamo questo qua, lo chiamiamo A, questo diventa il limite quando x tende a 0 destro del logaritmo naturale di x mezzi. Va bene? E quindi effettivamente 0 mezzi è 0, 0 più, log di 0 più è meno infinito. Quindi la forma indeterminata, possiamo dirlo, è 0 per meno infinito. Ad ogni modo possiamo quindi avere, ovviamente ho applicato la proprietà dei limiti, secondo cui il limite del prodotto è pari al prodotto dei limiti, e quindi abbiamo che la forma indeterminata vera e propria è questa qua. Dunque, prima di quando ho parlato di limiti poco fa, volevo dire un'altra cosa. Se io ho a che fare con log, ovviamente log si intende in analisi logaritmo naturale, anche se scritto log non è ln, questo si intende, immagino ovviamente, no? E quindi posso già dire che vado a fare il limite di questo per il limite di questo. Il limite di questo l'ho già fatto e quindi è diventato il limite, lo scrivo qua sotto, quando x tende a 0 destro, ripeto, del logaritmo naturale di x mezzi. E questo ormai non lo dobbiamo più trattare. Diciamo che però la parte complicata, Dimitri l'ha chiamato questo obbrobrio, mi sembra di aver letto, no? Caro Dimitri, caro mio amico, probabilmente tu hai trovato difficoltà in questo e, in questo 0, tendenza 0. Dunque, quando succede questo? Uno dice, ma non posso applicare quei limiti notevoli a cui ho fatto riferimento prima, ma allora che cosa posso fare? Beh, di sicuro posso fare che cosa? Beh, applicare una proprietà secondo cui io ovviamente sto facendo il limite di questa parte qua, aspetta, il limite del prodotto è pari al prodotto dei limiti, quello l'ho già fatto. Diciamo che posso però cambiare la forma di questa funzione qui, che trattasi di funzione esponenziale, no? Sono sicuro che gli amici all'ascolto, gli appassionati di matematica per gioco, nonostante qualcuno si sia offeso, sono certo che questo limite per loro, possano svolgerlo questi amici qua, i miei diciamo, affezionati del venerdì, lo stiano svolgendo probabilmente leggendo un libro in una mano e facendosi anche un po' una pennichella. E come lo posso scrivere? Beh, usando appunto e elevato, il logaritmo naturale di x che moltiplica 1 più 1 fratto log x. E qui diciamo che invece, se qui ho utilizzato la tecnica dei limiti notevoli, qui diciamo che posso utilizzare gli sviluppi di Taylor Peano. Perché dico questo? Ovviamente qua ho dimenticato e elevato log x che moltiplica il logaritmo della base. Ho appena detto che è facile, ma io mi sono voluto. Vi stavo dicendo, posso utilizzare senz'altro posso utilizzare la tecnica degli sviluppi di Taylor, dicendo che andando a sviluppare questa quantità. Dunque, io vi ricordo che in generale il logaritmo di 1 più x è approssimabile a, ad esempio, x meno un mezzo di x al quadrato, quando più o piccolo di x al quadrato, piccolo è
nostro simbolo di Landau, ovviamente nell'ipotesi che x tende a 0. Questo significa che questa quantità qua deve tendere a 0. Quindi la domanda è, il nostro x in questo caso chi è? È il logaritmo di... Il nostro x è 1 fratto il logaritmo naturale di x. La domanda è, ma si può dire che questo valga 1 su log x meno 1 su 2 log quadro x più o piccolo di 1 su log quadro x? Lo si può dire purché questo qui sia 0 quando x tende a 0 più, lo è? Allora, abbiamo detto che il logaritmo di 0 più è meno infinito, ma effettivamente 1 su meno infinito è proprio 0, quindi questa quantità è infinitesima. Se è infinitesima posso dire che è così. Quindi questo diventa, quindi quando x tende a 0 da destra, no? Questo qui si comporta come e elevato log x, che moltiplica questo, che posso, log di questo, che appunto è questo, no? Approssimato, quindi 1 su logaritmo di x meno 1 su 2 logaritmo al quadrato di x, no? Più o piccolo di 1 sullo quadro x. E chiudo la parentesi, vedete che succede che questo è ancora uguale a e elevato 1 meno 1 su 2 volte log x, in quanto questo log x, per questo si semplifica questo log x per lo quadro, ma 1 su log x, più ovviamente o piccolo questa volta di 1 su log x, no? Per l'algebra degli o piccoli. Ma cosa che si può, scrivere come e, che moltiplica e elevato meno 1 su 2 log x, ovviamente poi questo qua va via, se raccolgo 1 su log x a fattore comune, questo diventa 1 piccolo di 1, quindi che se ne va a 0. E quindi diciamo che questa quantità qua, questa, quindi, no, questa la devo lasciare, eh? Allora, quindi in definitiva, questo intanto è x mezzi, non so perché lo stavo cancellando, ma non lo devo cancellare. Quindi posso dire che quando x tende a 0, e meno 1 più 1 su log x elevato alla log x si comporta come e meno, e al posto di questo ci metto questo. Guardate che succede però. Vedete? Dunque, c'è un altro sviluppo notevole che posso fare di questo esponenziale. Così come ho fatto vedere questo, posso vedere lo sviluppo di a alla x, che ve lo ricordo. Dunque, anche qui ovviamente sempre il solito discorso. Ragazzi, sviluppo non fino all'esaurimento nervoso, sviluppo fino a quando, diciamo, quando sviluppo in modo tale che non mi resti lo cosiddetto piccolo in mano, no? Questa è sempre la tecnica che devo utilizzare. Quindi se io ricordo che a alla x è pari a 1 più x più o piccolo di x, attenzione nell'ipotesi che x sia infinitesimo, quindi questa x è infinitesima, il che significa che il mio x in questo caso è un meno 1 su 2 log x. La domanda è, lo posso sviluppare? Beh, quando x tende a 0 destro, logaritmo di 0 destro è meno infinito, 2 per meno infinito fa meno infinito, quindi con questo meno più infinito, 1 su più infinito è 0. Quindi questa esponente del numero è infinitesimo, quindi questo si può scrivere come 1 meno 1 su 2 log x più o piccolo di 1 su log x, no? Quando x tende in questo caso a 0 da destra. E quindi guardate, questo intanto lo scrivo qua sotto, raccolgo e a fattore comune e mi viene un 1 meno e elevato a meno 1 su 2 log x, che diventa, si comporta come e, che moltiplico, guardate, attenzione, 1 meno 1, beh, attenzione che poi c'è un meno per meno più, quindi un 1 su 2 log x, se volete per l'ultima volta lo mettiamo, più o piccolo di 1 su log x. Quindi io avrei fatto questo, cari ragazzi, se ne vanno i due costanti, e allora guardate, posso dire che questo è diventato, quindi ho fatto i due limiti separatamente, il limite quando x tende a 0 destro di che cosa? Di e mezzi per 1 su log x, perché vedete che, diciamo, questo è per un mezzo, 1 su log x ho scritto là. A questo punto rimettiamo il prodotto come un unico limite, cancello tutto. Ragazzi, sto venerdì è un venerdì di vacanza, direi, per i bravi del... So che ci sono all'ascolto, vecchi ascoltatori, come dire, vecchi ascoltatori, che quindi questi limiti se li bevono come ammazza caffè, non lo so. E quindi... Io sono astemio, ragazzi, quindi non è che ho questa grande esperienza nel... E allora, a questo punto moltiplichiamo, guardate cosa ottengo questo e mezzi per 1
sul logaritmo di x che moltiplica logaritmo di x mezzi. Questo è ancora uguale, al limite facciamo passare un po' di tempo, no? Allora abbiamo un e logaritmo di x mezzi tutto diviso 2 log x. Io vi ricordo che il logaritmo a 0 alla destra tende a meno infinito, quindi ho in pratica una forma del tipo infinito su infinito, che è una forma direi molto semplice. Vedete che questo diventa ancora limite quando x tende a 0 alla destra di che cosa? Di e che moltiplica. Questo lo posso scrivere applicando una direi elementare proprietà dei logaritmi secondo cui il log di a su b si può riscrivere come log di a meno log di b, questo è il log di x meno il logaritmo di 2 e questo sotto rimane 2. Log x, semplicemente ricordando che quando x tende a 0 destro va detto questa differenza tra log x meno log di 2 si comporta come log x per 1 più o piccolo di 1 in quanto tra i due è questo che va all'infinito più velocemente, in definitiva questo diventa ancora uguale, lo scriviamo qua sopra, quindi tutto questo possiamo dire che non è in realtà 0 per meno infinito, ma è una forma camuffata, diventa limite quando x tende a... Sarà mica Dimitri al telefono, no, un attimino fatemi controllare, che sarebbe clamoroso questo, no, non è Dimitri, è un gruppo della scuola. Quando Dimitri tende a 0 destro di, appunto, e che moltiplica log x diviso 2 logaritmo di x, e quindi semplificando, se controllate con i vostri potenti software, vi accorgerete che questo limite propostomi da Dimitri tende in realtà a e mezzi, un mezzo e. Io vi auguro un buon venerdì, ci vediamo venerdì prossimo, magari con un altro limite, magari un po' più particolare. Per questo venerdì ho fatto una piccola eccezione. Un saluto, ciao!